Roseto è una squadra che è arrivata a questa Coppa Italia di Serie B con un girone d'andata praticamente perfetto. Il record di 14-1 racconta di un roster capace di battere tutte le squadre del suo girone, a parte la Luis Roma con cui ha perso alla seconda fuori casa. Una squadra che ha creato un'amalgama perfetta. Tra lo staff, un coach giovanissimo ed elementi della squadra con un'esperienza tale da potersi sostenere a vicenda in ogni momento di difficoltà. Siamo partiti da lì, dal non sistema, e piano piano siamo arrivati a giocare in un modo talmente dinamico che a un certo punto sembrava potessimo giocare anche senza schemi. Quindi questa è la cosa più importante per me, giocare a giochi rotti, rimbalzi d'attacco, è il momento in cui le difese sono maggiormente fuori equilibrio, invece di fermare la palla è proprio lì che bisogna attaccare e tenere sempre sotto pressione le difese. È una squadra che fa perno senza dubbio sul suo elemento di maggior talento, oltre che esperienza, ovvero Valerio Amoroso. Alla soglia dei 42 anni, infatti, questo giocatore ha tirato fuori una stagione che ha dello stratosferico, grazie anche all'impiego che ne fa Coach Quaglia. Il giovane capo allenatore degli Abruzzesi utilizza l'ex Scafati e Montegranaro da point center, da smistatore di palloni in punta. Gli ha messo in mano le chiavi dell'attacco e lui lo sta ripagando con 3,3 assist a partita, il che ne fa nettamente il primo lungo passatore ed il sedicesimo assist man in assoluto del girone C. Un dato interessante è proprio quanto i giocatori di Roseto siano bravi e continui nel passarsi il pallone, nel creare continuamente mismatch difensivi per gli avversari. Il 61,3% dei punti su azione della Leo Fulchem, infatti, avviene su assistenza, con un assist appunto, e la distribuzione da giocatore a giocatore parla ancora meglio. Oltre il 21% dei possessi di Amoroso e Pastore, il 19,8% dei possessi di Emidio terminano con un passaggio vincente, così come il 16,4% di quelli di Zampogna. Per me è un vantaggio avere dei lunghi così dinamici che hanno doppia dimensione. Noi abbiamo sempre un vantaggio. Quando ci marca uno più piccolo abbiamo un vantaggio dentro, quando ci marca uno più lento abbiamo un vantaggio fuori. Abbiamo lavorato tanto sul riconoscere quando giocare negli spazi piccoli, quando giocare negli spazi grandi. Alex è cresciuto tantissimo in questo. E quindi, cioè, noi abbiamo sempre un vantaggio. Muovendo la palla, i vantaggi li prendiamo immediatamente e poi siamo bravissimi non solo a mantenerli, ma a dilatarli, ad aumentarli quei vantaggi lì. E poi abbiamo degli artisti nel passare la palla che mettono nelle condizioni migliori i nostri tiratori di fare quello che sanno fare. Zampogna poi sta letteralmente sublimando il concetto di efficienza al tiro, dato il suo true shooting del 64,2%, con un numero di triple quadruplo rispetto ai tiri da due. In parole povere, vuol dire che 64 suoi tiri su 100, che siano da due, da tre o liberi, vanno a segno, il che per un playmaker classe 2000 di 186 cm è notevolissimo. L'efficienza al tiro però è il marchio di fabbrica di tutta la squadra. Alexa Nikolic sta beneficiando più di tutti dei corridoi che crea Roseto con le sue rotazioni forsennate e sta dominando il campionato, segnando 5 punti in più dell'anno scorso, tirando il 39% contro il 16%, l'80% ai liberi contro il 70%. Il suo true shooting è un incredibile 66,1% ed è anche uno dei pochi lunghi del girone C ad essere realmente un rim protector verticale, come dimostra il suo 1,4% di block percentage, che non ne fa di certo uno stoppatore sopraffino, ma mostra le sue doti di intimidazione sotto canestro in una Serie B che di certo non brilla per stoppatori. Amoroso poi ha numeri che non hanno una spiegazione logica. Dopo una carriera passata abbondantemente sotto il 40%, da 2 anni a questa parte ha cominciato ad utilizzare il tiro da tre con costanza, da quando è arrivato a Roseto, appunto, e i risultati sono di assoluta qualità. Infatti, nonostante tiri più volte da fuori che da dentro l'arco, quest'anno 4,8 tentativi fuori contro 4,6 dentro, il suo true shooting è comunque del 68,8%, il che ne fa di gran lunga il giocatore offensivamente più efficiente dell'intera Serie B. Merito anche del 46% da 3 e del suo ottimo 80% ai liberi. Conoscendo anche Valerio come persona, so quali sono anche in campo le cose che vorrebbe avere, no? Quindi conoscevo lui sia come persona sia come giocatore. È stato un grosso vantaggio. Però è oggettivo che Valerio in questo momento sia il miglior giocatore della categoria quando sta bene. Quindi ecco, cioè, è giusto dargli la palla e il nostro modo di giocare è partito da lì.
È una squadra che difende bene, ma che attacca veramente benissimo, con 112.9 di offensive rating, che sarebbero i punti che segnerebbe ogni 100 possessi. Roseto è la squadra con l'attacco nettamente più efficiente tra le 64 della Serie B, e solo Cividale si può avvicinare a questi numeri, mentre il 91.6 di defensive rating, che appunto sarebbero i punti subiti ogni 100 possessi, la rendono una difesa elite del campionato, non solo del girone C. Da quando poi in squadra è arrivato Nicola May, le maglie difensive si sono ulteriormente strette. Io conosco bene Nicola come uomo, come giocatore, l'ho allenato a Roseto, avrei messo la mano sul fuoco su Nicola, per Nicola. So che giocatore è, che uomo è. È arrivato, è vero, non ha fatto canestro, non stava facendo mai canestro, questo lo sa anche lui, però ci dava davvero tanto, non, onestamente non subiamo spalle in post basso, non mi sembra di subire, anzi, quando cambia difende meglio dei lunghi a volte, perché è furbo, sveglio, va a rubare la palla, quindi. Ma poi la capacità che ha di riconoscere il momento della partita, quando un arbitro tende più a favorire un fischio a favore della propria squadra piuttosto che no, di alza l'aggressività o la bassa in base al momento della partita, alla questione arbitrale, quindi è un giocatore di categoria che sa come si vincono le partite, sa come si vincono i campionati, siamo contentissimi di averlo fin dal primo giorno. Tramite la statistica dello usage percentage, che misura la percentuale di possessi che si concludono con un tiro di un determinato giocatore, si nota la minuziosa divisione dei compiti offensivi di questa squadra. I primi 5 giocatori per punti segnati infatti hanno almeno il 19,5% di usage, per culminare con il 27,2% di Nikolić, che è nettamente nelle cifre il terminale più cercato nel sistema di Quaglia. In sostanza, in parole povere, nessuno di questi 5 giocatori tira in più di un quarto dei possessi che gioca e nessuno in meno di un quinto, un equilibrio perfetto. Gli abruzzesi riescono ad infliggere 18,5 punti di svantaggio su 100 possessi ad ogni avversario che, uniti alla grande efficienza offensiva e alla divisione perfetta delle responsabilità, fanno del sistema Roseto una pretendente seria per la Coppa Italia e per la promozione in A2.